Ho sei pasticcerie in Italia e sono pasticcere da circa 18-20 anni. La mia famiglia non era nel settore pasticceria e gelateria, era degli albergatori e questo lavoro praticamente me lo sono inventato a seguito di, diciamo, una sfiga, una sfortuna, perché io giocavo a pallavolo, pensavo di diventare un pallavolista, poi un infortunio e per non dire di no sempre a mio padre, vado a fare la scuola alberghiera. Ho fatto la scuola alberghiera e da lì mi sono innamorato. Prima la cucina, perché sono anche, diciamo, chef di cucina, e poi alla pasticceria e poi alla gelateria. Dunque, se sono riuscito a farlo io, penso che lo possano fare tutti. È un lavoro che è duro, perché la pasticceria, come la gelateria, richiede tante ore in laboratorio. E sappiamo che è un lavoro più che altro veramente fisico, dove poi è richiesta anche una grande conoscenza, perché sia in gelateria come in pasticceria, al contrario della cucina, sì, serve la conoscenza, però per noi solo pesare gli ingredienti ci vuole mezz'ora, mentre in mezz'ora un piatto meno male in cucina lo riesci a fare, cuoci una fettina, fai una patata lessa e mangi. Per fare la torta o per fare un gelato ci vuole molto più tempo. E questo è per fare un cappello su qual è la nostra mission. La nostra mission è essere artigiani, valorizzare questo, valorizzarlo con i prodotti di grande qualità e una cosa che dico sempre, non accettare i compromessi. Dunque, se uno decide di fare qualità, la deve portare fino in fondo, deve valorizzare questo con i clienti e deve saperlo comunicare in un certo modo, perché poi oggigiorno, grazie alle televisioni che comunque hanno smosso un po' l'opinione pubblica sul nostro lavoro, che sia la cucina, che sia il gelato, la pasticceria, tanti clienti arrivano e sono molto informati. C'è anche chi diciamo, ha più l'esigenza di sapere che dentro determinati prodotti non ci sono certe cose piuttosto che altre. Però anche questo vuol dire che c'è interesse. E bisogna avere, diciamo, chiaretta, prima cosa sulle etichette, seconda cosa chi è alla vendita deve sapere alla perfezione e conoscere i prodotti.